Si siede sul treno vicino a una signora, le ruba l'iPhone, ma i carabinieri di Stresa lo hanno arrestato. È successo ieri intorno alle 13, quando il capotreno dell'Eurocity svizzero, partito da Milano e diretto a Basilea, ha chiamato il 112, riferendo che una passeggera aveva subito il furto di uno smartphone di valore. Il fatto era accaduto tra Arona e Belgirate. A Stresa, prima fermata prevista per il convoglio, sono state tenute chiuse le porte del treno, aprendone solo una per permettere ai carabinieri di Stresa, guidati dal comandante James Louis, di salire a bordo. I militari hanno ascoltato la signora che aveva subito il furto e sono andati a cercare l'uomo in base alla descrizione fornita e lo hanno trovato. Addosso aveva l'iPhone 7 già restituito alla signora. Si tratta di un trentenne nato in Libia, in Italia, senza fissa dimora. Secondo il racconto della donna, che era partita dall'Umbria e stava andando a trovare alcuni parenti in Svizzera, l'uomo si era seduto vicino a lei e dopo un quarto d'ora circa si era alzato. La passeggera a quel punto si era accorta che le mancava il cellulare ed era andata immediatamente dal capotreno. Il libico è stato arrestato e dopo una notte in camera di sicurezza questa mattina è comparso davanti al giudice. Ha patteggiato una pena di 8 mesi a suo carico, risulta una lunghissima lista di precedenti per furto e reati simili. Era tornato in libertà il 29 ottobre dopo un periodo nel carcere di Piacenza. A suo carico la questura della città emiliana ha emesso un decreto di espulsione dall'Italia. Il giudice oggi lo ha rimesso in libertà e ha disposto l'obbligo di dimora a casa dei parenti del libico a Torino, oltre al divieto di dimora sul territorio del Verbano Cusio Ossola.